terra viva, in linea con l'ambiente. Se questa fosse la mia macchina, non mi creerebbe problemi caricarla di notte. Penso sia intelligente usare l'elettricità quando è meno cara e più disponibile. Louise è tra i dipendenti del comune danese di Bornholm che hanno iniziato a testare veicoli elettrici sul posto di lavoro. L'anno prossimo saranno i primi a provare il progetto Edison, una rete intelligente alimentata dalle energie rinnovabili. L'obiettivo è controllare il consumo ricaricando le auto elettriche negli orari più convenienti. L'idea è che una volta tornati a casa collegheremo l'auto alla presa, ma il sistema non consentirà di caricarla immediatamente. Ci sarà un caricatore ad hoc che programmeremo indicando gli orari in cui dovremo utilizzare la macchina e i chilometri previsti. Sarà il sistema a far partire la ricarica nell'orario più appropriato, per esempio alle 2 di notte. It sends a message to the charger and then the charging starts when the schedule fits, for example at 2 o'clock in the night. Nei laboratori della Technical University a Copenaghen, un'equipe di ricercatori studia come tradurre questo concetto in realtà. Ora è il consumo a regolare la produzione, ma in futuro sarà il contrario, dicono gli esperti del consorzio internazionale Edison. Ci sarà una sorta di mercato in tempo reale dell'energia a cui tutti potranno partecipare. Quando ci sarà molto vento e quindi con le eoliche il prezzo dell'elettricità scenderà ad esempio a 10 centesimi per kilowattora, si potrà comprare, quindi ricaricare l'auto. Nei momenti di maggior consumo, con prezzi fino a 1 euro per kilowattora, si potrà invece vendere l'energia in surplus e quindi guadagnarci. I veicoli reimmetteranno energia in rete, in altre parole garantiranno la scorta elettrica necessaria per rendere stabile il sistema. Perché ciò avvenga, le batterie dovranno essere ricaricate e scaricate più rapidamente di quanto non avvenga oggi. Questa macchina ha un'autonomia di 100 km, poi dobbiamo caricarla per almeno 2 ore, prima di poter ripartire. Un'auto elettrica può impiegare fino a 8 ore per ricaricarsi completamente. L'obiettivo è accorciare i tempi fino a pochi minuti, ma per questo ci vorranno anni. Il collegamento tra auto e rete avviene tramite cavi di nuova generazione in testa all'Università di Copenaghen. Questo è un cavo molto spesso e quindi può trasferire in tempi molto più brevi la stessa quantità di energia al veicolo e dal veicolo. In a shorter time you can put the same amount of energy into the battery. Oscar è venuto qui dalla Colombia per il suo master in energie rinnovabili. Sta mettendo a punto un software che consenta alle auto di comunicare in rete il livello di carica delle batterie e la quantità di energia che verrà scaricata. Lo che nosotros queremos hacer es poder extender. Con un software più generico e flessibile vogliamo fare in modo che qualunque tipo di batteria riesca a integrarsi nella rete elettrica. E poterlas integrare alla rete elettrica. Nei prossimi mesi a Bornholm ci saranno altre auto elettriche per testare un concetto che potrebbe costituire il futuro della mobilità urbana e non solo in Danimarca.